Questo programma è offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. E questa settimana, amici di GoCar TV, all'interno della nostra trasmissione televisiva si parlerà del sogno più grande di ogni kartista, ossia quello di approdare alle ruote scoperte, nelle monoposto. È un sogno grandissimo che oggi vi racconteremo nel dettaglio. Questo perché le nostre telecamere di GoCart TV sono andate a Le Mans in Francia per seguire un campionato veramente molto prestigioso e competitivo dal nome VDV. Saranno tanti gli approfondimenti di questa categoria, ve la faremo conoscere meglio. Tutto questo grazie ai nostri ospiti che andiamo subito a presentare. Abbiamo con noi la compagine del team TS Corse, Patron e drivers compresi. Partiamo subito da uno dei drivers che fa parte appunto di questa bellissima squadra corse marchiata TS Corse. Abbiamo con noi l'australiano Alex Peroni. Ciao Alex. Ciao Ricky. Ciao a tutti. Ecco, come sentite, Alex ha un accento un po' strano, sta imparando l'italiano, però naturalmente parlerà inglese durante la nostra trasmissione. E il nostro super Pietro Pecenini, eccolo qui in ciao, inquadrato in questo momento, ci aiuterà, giusto, a tradurre? Farò del mio meglio. Va bene. E poi abbiamo il patron della squadra appunto Corse TS, il nostro Stefano Turchetto. Ciao Ricky, ciao a tutti. Stefano, l'ultima trasmissione è bigiato, dov'eri? Sì, purtroppo non stavo tanto bene. Un po' di febbre. Pietro, tu sai che poi verso fine trasmissione, visto che la rubrica che abbiamo lanciato l'altra volta a scuola con Pietro Pecinini è andata molto bene. Ah sì? Mi fa assolutamente piacere. Abbiamo ricevuto tantissime mail. A fine puntata, insieme alla nostra Esther, dovrai insomma rispondere ai consigli di guida che sia i nostri telespettatori, ma che anche la nostra bella Esther ti faranno. Ciao Esther, ciao. Ben ritrovati. Sei pronta? Come la volta scorsa. Ecco, sei pronta e carica per fargli delle domande, soprattutto questa volta entriamo un po' più nella tecnica. Meglio. Meglio. Ti sono serviti innanzitutto i consigli di guida? I consigli che... sì, tanto. Anch'io ho un accento un po' strano, Sì. non perché veniamo dagli stessi paesi, però... Ah, non sei del sud dell'Australia tu? No, io sono... Bene, quando c'è la TS Corse, quando c'è Pietro Pecenini, sicuramente la puntata prende anche una piega divertente, giusto? Un po' di brio nella vita. Un po' di brio, benissimo. Possiamo partire con la puntata. Come detto, si parlerà a lungo della seconda tappa del campionato VDV, appunto che ha avuto la propria corsa presso il tracciato bellissimo e storico di Le Mans. E noi la squadra TS Corse l'abbiamo seguita molto da vicino. Ma prima di entrare nel weekend francese, io vorrei chiedere a Stefano Turchetto, questo 2016 per voi è partito in maniera strepitosa. Già da Barcellona avete ingranato la marcia giusta. Sì, è partito, diciamo, come si dice, a bomba, no? Barcellona, due primi. No. due primi, un secondo e... insomma un weekend partito, sempre lui un weekend partito alla grande. Te l'aspettavi tutta questa competitività? Sì, diciamo di sì, abbiamo lavorato molto bene durante l'inverno, anche i test, abbiamo visto che eravamo competitivi e quindi me l'aspettavo, devo essere sincero. Ecco, l'ingresso di Alex Peroni è stata una bella novità per voi. Sì, Alex ci ha dato, diciamo così, una marcia in più, ci ha permesso di mettere a punto bene la macchina, lui poi è capace di sfruttarla molto bene, di arrivare subito al limite. E quindi abbiamo fatto un bel binomio. Bene,
Dove, visto che lui è australiano, dove l'avete trovato il driver Alex Peroni? Beh, Alex comunque è un ragazzo che abbiamo seguito tutto l'anno scorso, che faceva il Formula 4 in Italia. E così alla fine dell'anno ci siamo sentiti e ci siamo accordati per fare la stagione. Sì. Bene, dal weekend di Barcellona, appunto, la serie Vedevè si è spostata in Francia, a Le Mans, dove i piloti, appunto, della compagine milanese hanno brillato. Nelle crono, Alex, subito la parola a te, hai fatto il secondo tempo a un decimo e mezzo dal leader. Raccontaci questo inizio di weekend, come l'hai vissuto. The qualifying was quite difficult actually, because the conditions through the weekend were awful, you know, it was always cloudy, always almost raining, and it rained an hour before the qualifying, so... Lui dice qualifiche molto di... Ciao Italia. Lui dice qualifiche difficili perché il tempo era molto instabile, ha piovuto un'ora prima delle qualifiche, tutto il weekend è stato difficile per il meteo, non so. Sì, so you know, it was kind of a not a guess, but we weren't 100% sure on setup. The track was quite slippery, and it didn't go too bad. We had good pace, you know, but the guy who got pole, you know, followed my lines and got a better lap. That's how it goes. And my second fastest time actually got cancelled, because the track is mostly for motorbikes, so the curbs are really low, and I went outside of track limits and got a penalty. So. Perfetto. Dice che la pista era molto scivolosa, lui ha fatto delle buone qualifiche, però involontariamente favorendo quello che era dietro di lui in scia, per cui seguendo le sue linee si è ispirato bene e ne ha tratto vantaggio, ha avuto la pole position, è stato in questo senso furbo. Per te invece, Pietro, decimo tempo assoluto su, ricordiamo, 27 scatenati drivers. Come sono andate per te queste crono? Come sempre le crono sono un po' il mio punto debole, per cui viste anche le condizioni meteo non sono del tutto insoddisfatto questa volta, perché come sai, poi devo dire che a Barcellona già ero un po' migliorato sull'acqua. Però insomma si poteva fare sicuramente meglio, è andata comunque meglio di altre volte, per cui un 6 politico me lo do. Non sei so politico? Poi è Stefano che dà i voti. Che giudica? Voto? Ma la gara 1 sull'acqua di Pietro, voto 10. Perché ne parleremo tra poco, sì. Però Stefano, ecco, prima di entrare a parlare appunto di gara 1 che ci ha anticipato il nostro Stefano, io vorrei interpellare la nostra Esther, in quanto prima di ogni gara cosa c'è da chiedere ai nostri piloti? Prima di ogni gara c'è da chiedere, pochi attimi prima del semaforo verde, sì. Esther, secondo te un pilota è teso? Tu sei teso, Pietro, prima del semaforo verde? Al momento specifico del semaforo hai una grandissima concentrazione, quella che io chiamo tensione è un'altra, no? E secondo me, per me almeno nelle fasi precedenti, quando esci al box, che cominci a scaldare le gomme, che stai entrando veramente nello spirito di gara lì, secondo me tutti i piloti hanno un po' di strizza, poi quando arrivi al semaforo sei già pronto, per cui certo. La tensione è andata via, c'è la concentrazione assoluta, quello è un momento bellissimo secondo me. Il nostro Alex invece come vive gli attimi prima del semaforo verde? How do you feel before the start of the race? I'm actually totally different to Pedro. I get nervous before getting into the car, and then I try and concentrate and forget about nerves. But then coming to the line where we're just stopping, yeah, I get really nervous and try to control it, but yeah. Lui dice che ha la tensione prima della gara, poi cerca di gestirla, però nelle fasi imminenti della partenza gli torna fuori molta tensione, per cui la vive in modo un po' diverso rispetto a me. Questo. Bene. Esther, guardando queste immagini che scorrono dietro i monitor della squadra TS Corse, cosa pensi? Tu non conosci bene il mondo del Infatti motorsport. Infatti non mi mettere in imbarazzo. No, non ti voglio mettere in imbarazzo, però cosa ne pensi? Io voglio capire, una ragazza che vede delle immagini di una corsa di Formula Renault, cosa gli viene in mente? Cosa sono le cose che ti incuriosiscono? Sono andata a vedere un po' nel campo, no?
che poi la pista. No, è bello perché, vedete, i consigli di guida a una persona, a noi perché no, abbiamo essere, perché lei fa l'assicuratrice nella vita e noi proprio vogliamo far venire nelle nostre trasmissioni motoristiche persone come te che non capiscono una mazza, esatto, di motorsport. Questo è bello, allora, perché, giusto Pietro? Sono assolutamente d'accordo, perché sennò siamo sempre addetti ai lavori, che barba. Esatto. Ho detto, Pietro, ti prego, non farmi domande spontanee perché io non ci capisco niente dell'argomento. Infatti, proprio per questo, io sono venuta a vedere un po' di vostri colleghi, no? E vabbè, allora innanzitutto io non mi aspettavo di vivere l'adrenalina anch'io in corpo da spettatrice. Soprattutto quando erano tutti sulla linea d'arresto, come di si partenza. Chiama? Di partenza, perfetto. E che comunque tutti iniziavano, sì, tutti iniziavano a prepararsi con l'acceleratore ed effettivamente è bello. È molto bello. Bene, ora c'è la pubblicità, poi si parlerà nuovamente delle gare di Le Mans. Vedeve. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Asigo Kart Show 2016, la rievocazione storica della Coppa dei Campioni si svolgerà a Jesolo dal 20 al 22 maggio, il più importante evento nazionale a partecipazione straniera di modelli d'epoca. Asigo Kart Show 2016, per avere tutte le informazioni su questo imperdibile evento e per scaricare la scheda di iscrizione visitate il sito www.asifed.it. Asi, Automoto Club storico italiano, da 50 anni seguiamo emozioni, certifichiamo passioni. Per Alex Peroni, driver del team TS Corse, dopo gara 1 una bellissima seconda piazza. Vuoi raccontarci questa prima parte di weekend per te? Yeah, it was a positive start to the weekend. I got a good start and got a gap early in wet conditions. But we slowly, the Oscar Arcilla in second caught up to me and overtook me. We made a mistake on tire pressures, but it was still a positive start to the weekend. Sure. Dice un inizio molto positivo, è partito in testa, ha fatto una parte della gara in testa, poi Arcilla ha avuto la meglio nella fase finale della gara, ha fatto un secondo posto, per cui comunque un buon inizio del weekend. Bene, per te invece una settima piazza assoluta dopo gara 1, Pietro. Sì, ma io penso, Stefano non mi ha mai fatto così tanti complimenti, per cui magari chiede lui come è andata la gara, perché in realtà mi ha anche sorpreso. Io ero molto concentrato sulle condizioni di pista che erano particolarmente difficili e ho visto solo che facevo dei tempi molto costanti, però non avevo veramente idea se stesse andando bene o meno, no? E ho visto un settimo posto alla fine, ero contento e lui era molto contento, quindi... Dice bene, sì, Pietro, sì, no, ha fatto una grande gara, poi soprattutto anche perché lui con l'acqua fa un po' fatica, invece questa gara qui ha tirato fuori gli attributi. Bene, invece in gara 2, ragazzi, cosa è successo? Solo una decima posizione per Alex e un'undicesima. Gara 2 è successo un po' di confusione. Noi ovviamente ne siamo usciti estremamente penalizzati, quindi abbiamo cercato di rivalerci poi con la direzione gara, della quale naturalmente accetteremo le decisioni in maniera serena.
però c'è stata un'interpretazione diversa del regolamento a seconda dei team e noi riteniamo di averlo rispettato non cambiando le rein con le slick perché la pista era asciutta. Invece molti altri piloti hanno cambiato le gomme prima del via, quindi in pit lane, sono partiti da pit lane e con questo hanno avuto un vantaggio enorme. Certo. Per cui dopo metà gara le nostre gomme erano completamente disintegrate e chi aveva le slick guadagnava 5 secondi al giro. Certo. Alex, datti un voto di questa gara 2 da 0 a 10. How good you've been starting from 0 to 10 in race 2? difficult to say. Difficult to say, yeah. I don't know, I'll give myself a 6. Six. Sì, un 6. Un 6 l'hai capito? Certo. Grande. Hai capito tu, Esther? Io sì, sicuramente. Bene. Ecco, inglese. Bene, ma voi dovete sapere, amici di Go-Kart TV, che in un weekend, come avete visto, il team TS Corse è molto affiatato, si ride, si scherza, naturalmente poi quando c'è da essere professionali prima di uno start, di una gara, lo sono, anzi, fin troppo. Anzi, fin troppo non l'è mai, però lo sono davvero tanto. Però non mancano durante il corso del weekend dei momenti siparietti di vario genere. Esilaranti. Noi ne abbiamo raccolto qualcuno. Siete curiosi? Voi siete curiosi di vederli? Sono terrorizzato. Bene, può partire questa clip. Sì. Grazie Italia. Grazie a tutti i fan. Grazie Italia. You know it's kind of hard just to get along. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight a feel, keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break just... Ecco Pietro, come abbiamo visto, i momenti divertenti ci sono. Io ne sono la prima vittima. No, tu sei l'artefice. Ma non... Stefano, chi è che rompe la scena? È vero? Figurati, ma ti sembra un uomo della mia età, della mia serietà? Ho visto bene, ho visto bene. Gara 3, grandissima gara per il nostro Alex Peroni, che è andato a vincere con 637 millesimi di vantaggio sul suo rivale. Una grande gara. Sì, veramente. Tre gare vinte su 6. No, abbiamo vinto per 6 decimi. Perché è entrata una safety car, allora abbiamo... Sì, perché sennò il vantaggio era più... Era enorme, maggiore, però che... alla fine siete arrivati tutti incolonnati per via della safety car. Una grande vittoria. But yeah, great way to finish the weekend after a tough race too. It was a true race, you know, dry conditions and we had great pace and we were pulling away and then we had a couple safety car interruptions but always in the front, so... Yeah, very happy. Dice dopo la difficile gara 2 e gara 3, finalmente una vera gara sull'asciutto con le slick. Aveva un grande ritmo, era molto veloce, ha preso un bel vantaggio. Poi ci sono state le due safety car che hanno raggruppato la situazione, però insomma, sotto bandiera a scacchi è arrivato primo. Per te, Pietro, invece una nona piazza e primo della tua classe. Sì, a me le safety car mi hanno penalizzato un po' perché io devo ammettere che non ho scaldato molto bene le gomme. C'erano 3 gradi in pista, per cui ho sottovalutato il freddo e i primi due giri ho fatto fatica e ho perso delle posizioni. Ho fatto in tempo a recuperarle, partivo decimo, mi pare che sono arrivato nono. Sì. Però nel momento in cui ero bello caldo per fare quello che già dovevo far prima, sono entrato in safety car, per cui la gara è un po'... È stata congelata. Sì. Bilancio del weekend, Stefano. Secondo me abbiamo fatto con Alex la miglior vittoria finora, perché gara 3 abbiamo messo alla luce quelle che sono le nostre potenzialità. E con Pietro ha fatto secondo me la sua miglior gara sull'acqua in gara 1. Tutto sommato un ottimo weekend. Bene, il prossimo appuntamento dove sarà, Stefano? Le Castellet in data? Abbiamo il test il 17 e la gara è il 21-22. Ti piace la pista, Pietro? È una pista meravigliosa, Paul Ricard è sicuramente una delle più belle del mondo, anche difficile. E quindi più è difficile una pista è più bella, insomma. Ovviamente si soffre, no? In certi punti, perché non è sempre, per me non è semplice interpretare tutte le curve, sono molte.
Alex, a te ti piace la pista di Le Castellet? Mai stato, però su video, su on board, su YouTube, è una pista interessante, no? So, vediamo. Ecco, praticamente Alex ci ha preso in giro per tutta la trasmissione, perché l'italiano lo parla. L'ha imparato adesso, perché è la prima volta che... Ti voleva mettere alla prova. Una esatto. Domanda. Vedi che sono la vittima, te l'ho detto prima. Vai, hai visto Esther che lo sapeva l'italiano? Lo sa meglio di me, tra un po'. Da ricordare, ragazzi, che il team TS Corse si presenta in quel di Le Castellet con la prima posizione in campionato per Alex Peroni e la quinta per Pietro Peccenini. Esatto. Quindi, insomma, la questione si fa molto calda. Esatto. Pietro? Belli carichi. Siamo carichissimi. Poi, insomma, non tralasciare il fatto che tra i vecchietti è primo. Sono number one, insomma, che avrà il suo peso, no? Sì. Visto che siamo una dozzina. Beh, certo. Ma li dai mezza pista a tutti o sono... Ma no, non credere, c'è gente che se la cava, insomma, anche superati 40 è possibile fare delle attività, come dire, normodotate. Ah, perché tu hai superato i 40? Da poco. Ah, ok, bene. Ragazzi, non cambiate canale perché ora ci sarà una rubrica che può interessare davvero a tutti. Rimanete con noi, ci vediamo dopo il secondo break pubblicitario. Besco, leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per oil e gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alzabobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E ora, amici di GoKart TV, entriamo nella rubrica Scuola con Pietro Peccenini. La volta scorsa l'abbiamo fatta per gioco questa rubrica televisiva, ma è piaciuta davvero a tutti. E ora il driver della squadra TS Corse, grazie alle domande della nostra bella Esther, darà preziosissimi consigli di guida. Vediamo. Da dove vogliamo partire, mia cara Esther? Allora, caro, innanzitutto abbiamo fatto il cambio di posto, hai visto? Sì, mi hanno, come dire, mi hanno bocciato, mi hanno messo... L'altra volta tu mi hai insegnato ad impugnare le mani sul Stefano, volante. Per favore, grazie. Ecco, abbiamo anche il nostro volante, naturalmente. Volante. Eccolo. Sì, esatto. Eccolo qua. Sì. E anche l'utilizzo dei pedali, ti certo. Ricordi? Sì. Ok. Però non abbiamo parlato delle marce, del cambio. Sì. Infatti, quello che ti volevo... Non serve quindi il volante, glielo ridò a Stefano. Perché per adesso sì, cambi. Solo per adesso. Ma stiamo parlando delle macchine normali, del cambio manuale. Dai Stefano, stai concentrato. Infatti, allora, quello che ti volevo chiedere è, perché ogni volta i miei amici mi rimproverano, mi dicono sempre cambia marcia, ok. A quanti giri devo cambiare la marcia? A 8.000. Ma andiamo a fuoco la macchina. Ecco, siccome non guida un CBR, la nostra S. Pietro. Anzi. Ma sai, dipende dal tuo scopo. Se il tuo scopo è una guida confortevole, tranquilla e ascoltare la musica, cambiare 8.000 non è una buona idea. Magari puoi anche tenere le marce molto basse, quindi cambiare a 2.500, 3.000, vai tranquillina e i tuoi amici sono più contenti. Molto bene. Se invece ti danno fastidio a farti queste domande, tira tutte le marce finché ce n'è. Al limitatore. Esatto, e scanni così, tacciano una volta per sempre. Però a quel punto l'obiettivo è evitare una multa che diventa facile. Un po' salata, no? Poi. Ecco, Pietro,
Però magari qualcuno non ha seguito la trasmissione l'altra volta. Com'è che si impugna il volante? Ancora? Perché eri distratto l'altra volta, grazie Stefano. No, io ero attento, ma magari qualche... Allora, il manuale del buon guidatore recita 9:15. Ok. Ok, quindi poi c'è anche, come dire, il suggerimento, questo volantino racing che non è molto simile ai volanti delle macchine di serie, per cui certo, non va benissimo. È giusto per... Portami un Mercedes, non si può dire. Fatti tuoi. Bene, quindi a 9:15, questo te lo ricordavi, no? Certo. Bene, perfetto. Era per fare un piccolo remember per i nostri telespettatori. Altra domanda, mettilo in croce. Addirittura. Allora, grazie. Invece in rotonda, che marcia mi consigli di utilizzare? Stiamo parlando di una rotonda? Esatto. Beh, dipende dal diametro della rotonda. Lui le fa in sesta le rotonde. Sì, però ti vorrei ricordare che la mia macchinina è un po' più semplice. Diciamo che se vuoi rispettare il codice della strada, che normalmente in fase di rotonda è un 50 all'ora, una seconda o una terza, se non vuoi svegliare il tuo amico che ti... Per un piscatole, molla, ma chi è sto? Mizzica veramente. Comunque, con quello lì falla in terza, con gli altri falla in seconda, che è un po' più divertente. Ok. Bene. Però in curva io non posso frenare, vero? C'è un'altra domanda questa, non so se l'hai notato. L'avevo notato, sì. No, beh, questo è un falso mito, forse una volta era più pericoloso perché non c'era l'ABS, per cui piantare una frenata in curva poteva diventare pericoloso. Adesso con l'ABS, l'elettronica, se c'è da frenare, frena e come. Poi la macchina ti aiuta a non far disastri. Certo. Ovviamente se tu freni con l'angolo sterzato la macchina gira di più. Mi sono spiegato? Assolutamente. Ecco, benissimo. E poi parliamo dell'acceleratore. Esatto. Allora, nel momento in cui schiaccio il piede sull'acceleratore, tu mi consigli di accelerare in maniera graduale oppure a full gas? Dillo, vedi che stai già entrando nell'ottica del motorsport, la nostra Esther. Allora, se sei in quella situazione là che vedi dietro Ricky, ti consiglio full gas. Ok. Perché se fai gradualmente può essere molto pericoloso. Sì. E in tutte le altre situazioni, quindi per strada, direi che un'accelerazione graduale è la cosa migliore. No? Ti fa consumare perché anche meno benzina. Consumi meno frizione, eviti di fare la figura del tamarro, eviti multe, insomma. Tu full gas in strada? No, io pilota automatico. Kit. So che c'è un'altra domanda per il nostro Pietro, vai Esther. Sì, perché adesso sono preparata. Allora, con l'arrivo dell'estate ovviamente ho cambiato i pneumatici alla mia vettura. Sì. Una vettura molto vintage, mettiamola così. Però, gommestive, ok. Esatto. Sì. E quindi ti volevo chiedere, ogni quanto più o meno devo tenere sotto controllo le gomme, cambiarle? Beh, una volta al mese non sarebbe male. Insomma. Una volta al mese? Cambiare le gomme? No, controllare la pressione, Stefano. E cambiarle? Perché vabbè adesso... Ma no, le cambi le gomme ogni 10.000 km le cambi, dipende anche da come le usi, perché se sei uno che va forte e abusa come lui, magari devi cambiare più spesso. Se sei invece uno che va piano, va sano e lontano, come me... Io prendo tutte le buche invece. Tutte le buche, sì, allora forse lì magari devi cambiare i cerchi. Ci sono altri problemi. Comunque la pressione controllala una volta al mese, perché insomma le gomme sono quelle che ti tengono attaccata a terra. Comunque il nostro consiglio è sempre quello di andare molto molto piano in strada. Rispettare i limiti. Rispettare assolutamente i limiti e avere una guida il più prudente possibile. Sempre. info@orace.tv per mandarci le vostre richieste da chiedere poi a Pietro, grazie all'aiuto della nostra Esther. Grazie. Sicuramente dovete scriverci per essere poi magari anche voi protagonisti e venire accanto alla nostra Esther a fare delle domande al nostro Pietro Peccenini e alla squadra corse TS. Ragazzi, siamo in chiusura, io vi volevo veramente ringraziare. Ma tu metti quelle cose lì di sfondo, non so se ci fai una buona pubblicità. Ecco, ma che brutto che è Stefano. Stefano Turchetto era appena uscito dal McDonald's, non si capisce. Esatto. Bene, ringraziamo tutti gli ospiti, partendo da Alex Peroni. Ciao Alex. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Cos'è che hai imparato in Italia? Cos'è che hai imparato a dire? No, non si può dire. No, infatti, vedi, lo pizza. Sai già.
Pizza. Carbonara. Carbonara. Ecco. E basta. Bene. Stefano Turchetto, grazie mille. Ciao Ricky, ciao a tutti. E il nostro simpaticone Pietro Pecenini, che con la sua rubrica Scuola con Pietro Pecenini sta veramente avendo un grande successo. Re, autografi, donna. Arrivederci, ciao. Ciao. Esther, ti grazie. Sei divertita in nostra compagnia? Tantissimo. Bene, tra poco perché partirà All Race TV, rimanete con noi. Questo programma è offerto da... GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.